Allora, come dire, le parole della professoressa Alfieri sono state veramente illuminanti perché, come dire, incoraggiano tutti noi a un impegno che non è mai mancato, ma che oggi diventa, senz'altro più forte, più intenso, proprio per questi nostri giovani, questi nativi digitali, questi giovani che non hanno l'italiano come prima lingua. Insomma, abbiamo tante sfide, la sfida della multiculturalità, la sfida della multimedialità e a queste sfide abbiamo già risposto da tempo, inventandoci anche strategie e modalità nuove. Però oggi io sono veramente felice di essere qui con voi perché proveremo a condividere insieme un po' di idee, di percorsi che nel lungo periodo che mi ha visto, insomma, dedica alla didattica dell'italiano in generale e dell'italiano per stranieri anche in particolare. Insomma, sono maturate nel tempo un po' di riflessioni che mi fa piacere condividere e alla fine di questo percorso spero di dare anche qualche idea operativa. Ho messo delle slide e poi, se ci rimane tempo, ho anche una piccola unità didattica pronta, impostata proprio secondo quello che abbiamo immaginato, ma questa unità didattica non l'ho fatta io, è una delle tante, diciamo, create, da, alcune nostre giovani allieve e quindi hanno quella freschezza e anche qualche, pizzico di cosa da sistemare, però, che mostrano anche la voglia di sperimentare. E, quindi parto subito con la famosa presentazione, condividendo il mio schermo con voi e metto la modalità presentazione, così tutto dovrebbe essere un pochino più chiaro. Ecco, e cominciamo a riflettere proprio su quanto ci diceva la professoressa Alfieri. Il tema di quest'anno del Polo Catania-Messina dei Lincei, riguarda proprio l'insegnare italiano a parlanti con competenza multipla, con un focus sull'interferenza diatopica, connaturata al plurilinguismo dell'italiano, al policentrismo dell'italiano, e anche un focus etnoculturale. Il titolo del mio intervento è un po' lungo: interferenza, contatto linguistico, competenze multiple, classi di italiano e raccomandazioni europee. Infine, ho messo strategie glottodidattiche proprio perché alla fine c'è qualche slide dedicata a qualche proposta operativa. Parto subito guardando un attimo con voi come sono queste competenze multiple, questi repertori giovanili di oggi. Come facciamo a fare didattica dalla parte dell'apprendente quando il nostro apprendente, come dire, ha dei profili così diversi, così complessi? Nelle nostre classi il contatto linguistico, le interlingue sono all'ordine del giorno, sia nelle classi vere che anche a distanza. Tra l'altro, la didattica a distanza ha evidenziato questo digital divide, per cui spesso i nostri ragazzi non hanno facilità a collegarsi con gli schermi, condividono per esempio uno schermo con altri, hanno situazioni familiari complesse, però i nostri nativi digitali sono dei comunicatori inesausti, sono multimodali, creativi e spesso anche criticatissimi, proprio perché si esprimono in chiave pluricodice, spesso plurilingue, abbattendo i confini che per noi comunicatori tradizionali sono importanti, perché per noi il pensiero sequenziale, la grammatica sono un porto sicuro in questo mare dell'italiano contemporaneo, che è attraversato da linee di alta tensione, in diamesia, in diastratia, in diatopia da sempre. Lo sappiamo, l'italiano contemporaneo è un sistema estremamente complesso, da poco semplificato, ma per tutti gli apprendenti presenta delle difficoltà. E non parliamo solo dei nostri ragazzi, io guardo anche a me stessa, ad alcune mie difficoltà comunicative, guardo i nostri politici, i nostri professionisti, quindi è un discorso, quello delle competenze multiple, che riguarda un po' tutti noi.
Parlare italiano in Italia oggi è senz'altro complesso perché l'ambiente familiare ovviamente non è mai totalmente italofono in qualche modo per questioni di identità regionale o anche per questioni multiculturali. Inoltre l'universo mediatico all'interno del quale i nostri bambini e poi i nostri giovani si trovano ad agire propone lingue altre. Spesso iconico-simboliche, con sconfinamenti tra registri stilistici. E all'interno di questo grande crogiolo, quando si arriva a scuola, si incontrano codici espressivi diverse, si aprono finestre su mondi diversi, ma le regole grammaticali rimangono uno scoglio, sono spesso distanti dai naturali processi di analogia e differenza che governano l'acquisizione spontanea. Ed è proprio sui processi di acquisizione e di apprendimento che vorrei focalizzare un attimo l'attenzione con voi, perché l'acquisizione di una lingua madre, seconda o straniera, è un processo bioprogrammato con tappe modularmente organizzate e sequenze implicazionali di acquisizione con tempi e modi che dipendono dall'input, dal contesto. L'apprendimento invece lo sappiamo, è processo sociale che pur si avvale di strategie cognitive, ma può essere guidato e migliora con la metacognizione. Lo sappiamo tutti, l'approccio metacognitivo nella didattica in generale oggi è quello più sostenuto, più forte. Non sempre è facile vedere come fare. Ci aiuta molto. La nostra Maria Pia Loduca dai tempi degli esperimenti grammaticali dal 2004, poi col sillabo di italiano L2 e anche con un bellissimo libro che si chiama Viaggio nella grammatica del 2018. Quindi, come possiamo noi sostenere il processo di acquisizione, cioè quel processo bioprogrammato con delle buone pratiche che favoriscono l'apprendimento? Anzitutto dobbiamo fare una scelta, cioè quale italiano dobbiamo scegliere in diatopia, diamesia, diastrattia, diafasia in relazione agli obiettivi comunicativi. E quali sono gli obiettivi comunicativi dei vari ordini di scuola? Questo ce lo dicono le indicazioni nazionali, quelle del 2012, ma ce lo dicono anche le raccomandazioni europee. Le raccomandazioni europee non sono solo quei 6 livelli del quadro comune europeo del 2001, cioè il livello A1 e A2 di accesso, livello di competenza elementare, livello B, livello intermedio di competenza sempre più complessa e livello C di padronanza. Oggi gli studiosi e nel Companion del Consiglio d'Europa del 2018 c'è un nuovo livello, cioè il livello pre-A1, cioè dedicato a coloro che hanno un grado di scolarità basso, che hanno lingue tipologicamente diverse con alfabeti diversi. E questo per noi è importante perché talvolta nelle nostre classi arrivano dei giovani cinesi, dei giovani senegalesi, dei giovani che hanno lingue di partenza molto distanti tipologicamente dalla nostra e hanno talvolta anche sistemi alfabetici diversi, per esempio l'arabo oppure gli ideogrammi del cinese. E a questi giovani che entrano nelle nostre classi noi dobbiamo dare qualche strumento e qualche parte del nostro italiano. Ma per far ciò dobbiamo dare uno sguardo ai meccanismi di acquisizione di L1 ed L2, quindi a questo materiale linguistico o input, al sistema di trasformazione o language acquisition device, quindi questo intake, e all'output, alle produzioni concrete, orali e scritte che noi riceviamo. Ma per far ciò dobbiamo farci un paio di domande. Cioè, conosciamo davvero l'input linguistico che hanno ricevuto i nostri studenti in famiglia, con gli amici, con i social, per proporre dei materiali integrativi utili o quantomeno interessanti e accattivanti? Perché è quello un po' il primo gradino, cioè talvolta quello che proponiamo a scuola risulta un po' ostico, un po' distante dai loro interessi, ma noi possiamo fare sicuramente analisi linguistica, possiamo fare riflessione linguistica con qualsiasi tipo di materiale, con un cartone animato, perché no? Oppure con un testo di chat,
chat, con un forum, possiamo fare educazione linguistica con tutto. Scusate, sento un beep di chat, però se ho lo schermo intero, io la chat non la vedo. Quindi, se mi metto così, forse vedo, perché se c'è qualche interesse. Sì, no, diciamo che era solo una domanda relativa alla presenza. Volevo Allora mi solo dite rispondere un voi. attimo al volo e la presenza si viene elevata automaticamente e vi faremo poi l'attestato a fine giornata e ve lo invieremo per Benissimo. mail. Scusate. Grazie, dottor Gentili. Dicevo, mi viene in mente una cosa. Se io tengo così, voi come vedete? E come si vede lo schermo? Si vede abbastanza chiara la Sì, sì, slide? sì. Perché questo mi consentirebbe di tenere aperta una finestrella sulla chat ed eventualmente di cogliere qualche vostro, non lo so, qualche vostra idea, qualche suggerimento. Che ne dite? Lo mostro così? Va Va bene. bene per... Sì, va bene. Benissimo. Va bene, allora vado avanti perché abbiamo tante slide e poi vediamo se riusciamo a vedere anche questa unità che ho preparato. Quindi le altre domande riguardano il tipo di errori. Come facciamo a comprendere l'errore? Che cos'è un errore? Secondo Seriani è la mancata osservanza di una regola che appare vincolante alla coscienza di parlanti adulti, ma stiamo dicendo alla coscienza di parlanti adulti. Quindi ciò che a noi appare un errore, per i nostri ragazzi spesso non lo è, o è parlato comune o è substandard, ma consente loro di interagire tranquillamente. Quindi, quando andare a lavorare sugli errori? Intanto riconoscerli, perché se abbiamo una lingua di partenza e una lingua di arrivo, lingua target, errori di semplificazione fanno parte del sistema di acquisizione. Quindi, se da mangiare c'è mangiò, da venire c'è venò, come mi fece ascoltare una mia nipotina piccolissima, di meno di 3 anni, che mi raccontava la fiaba di Cappuccetto Rosso, e a un certo punto del lupo disse: "E lui venò". E potrei farvela ascoltare, ma non so, ecco, se la condivisione dello schermo è così duttile, o comunque non vorrei sottrarre tempo. Ho una ricca serie di piccoli filmati, se ci rimane tempo, magari ci torniamo e andiamo ad ascoltare dalla viva voce di chi apprende l'italiano quali sono queste semplificazioni analogiche. Poi abbiamo anche errori da L1 per mancata conoscenza dell'elemento di L2 o anche per pesante interferenza. I nostri bambini siciliani dicono: "Per carnevale mi vesto di Pokémon", oppure qualcuno potrà dire: "Andò in tutte le furie, fa cadere la colpa al professore". Questi esempi sono di Rosaria Solarino, 2010. Ci sono poi quegli errori morfosintattici più resistenti, come l'accusativo preposizionale o l'uso dell'ausiliare avere al posto di essere, come chiama Maria: "Ha 2 anni che non la vedo". E di questo tipo di errori possiamo parlare parecchio, perché sono persistenti in quanto nella prima lingua sono grammaticalizzati. E l'altro punto da tenere in considerazione sono gli obiettivi didattici e le strategie didattiche. Ovvero, alla luce degli orientamenti europei che ci parlano di competenze alfabetiche in generale, di competenze multilingue, noi possiamo ridimensionare le nostre aspettative nei confronti delle competenze linguistiche dei nostri studenti? Possiamo riarticolare l'ora di italiano? Possiamo lavorare su argomenti specifici, grammaticali, con i metodi della didattica della L2? Cioè il metodo induttivo, la scoperta della specificità linguistica osservata, la fase di globalità, analisi, sintesi? Beh, la mia risposta ovviamente è sì, dobbiamo andare a vedere anche come. Ma soprattutto c'è una cosa alla quale tengo, vediamo se l'ho messa nell'altra slide. Queste competenze di ascolto, di parola, di lettura e di scrittura, e anche le competenze multimediali, hanno bisogno di tempi, di spazi e di occasioni comunicative. Noi ci siamo sempre
dati dei tempi troppo stretti, ma un processo di acquisizione di una lingua storico-naturale complessa come l'italiano richiede tempo, tanto tempo, tant'è vero che il quadro comune europeo nuovo, il Compendium del 2018, parla di lifelong learning, l'apprendimento della propria prima lingua dura tutta una vita. Tutti noi ogni tanto abbiamo qualche piccola crepa nel nostro sistema di conoscenza, tutti noi abbiamo qualche momento di interferenza tra sistemi. Tutti noi nel chiamare le cartelline con i documenti, diciamo carpetta oppure diciamo scatolo, piccoli punti di interferenza tra sistema nostro, di italiano regionale di Sicilia e italiano standard. Ma questo lifelong learning dovrebbe rasserenarci, dovrebbe dirci guardiamo un attimo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, diamoci degli obiettivi un po' più circoscritti, magari in linea con quanto viene detto, e non colpevolizziamoci se i nostri ragazzi non riescono a raggiungere tutti e nei tempi uguali i risultati che ci aspettiamo secondo le indicazioni nazionali del 2012. Ripeto, imparare profondamente una lingua richiede tempi, occasioni comunicative. I nostri ragazzi hanno occasioni comunicative plurime, senz'altro, ma sempre all'interno del loro gruppo di amici. Penso, e lo dirò alla fine, che proprio noi docenti, creando dei raccordi con il mondo del lavoro, per esempio, o altro, possiamo fare tanto in questo senso per fornire occasioni comunicative. E, tra l'altro, anche la valorizzazione della pluralità linguistica è un altro punto importante, e anche la mediazione comunicativa. Chi arriva a scuola, i nostri ragazzi sanno esprimersi, senz'altro, sono efficaci, sono creativi, anche divertenti. Il problema è far riconoscere loro i confini della già posseduta pluralità linguistica, quindi ci serve un metodo. E alla ricerca di un metodo, gli studiosi di glottodidattica, hanno provato a mettere insieme l'approccio strutturalista con l'approccio, trasformazionalista, ma soprattutto la teoria dell'apprendimento induttivo e quella dell'apprendimento deduttivo, perché soprattutto per quanto riguarda la grammatica, se lavoriamo solo con metodo deduttivo tradizionale, otteniamo i risultati che sappiamo. Quella, consapevolezza profonda non c'è. Lavorando col metodo induttivo, col metodo della scoperta, qualcosa in più riusciamo ad ottenerla, cioè una riflessione più duratura. Vedremo anche perché. L'apprendimento è modulare, gli esiti differenziati nelle varie abilità e anche in quella metalinguistica sono scontati. Dipende da una motivazione integrativa o da fossilizzazione, dipende dal grado di sviluppo dell'interlingua. Questo sistema dinamico che viene dedotto dall'input e che tende per gradi verso la lingua target, dipende dalle occasioni comunicative, dalla riflessione esplicita sulla lingua e dall'abitudine a fare domande sul testo. Da poco c'è stata una conferenza, un seminario a cui partecipava Angela Chiantera e Maria Pia Loduca. E lì si lavorava molto su questa abitudine a fare domande sul testo, allo scoprire la regola. Se io sollecito nei miei apprendenti la naturale curiosità che c'è sul testo, sulla lingua, e se faccio scoprire le regole, ottengo sicuramente qualche risultato migliore rispetto al fatto di proporre le regole in modo tradizionale. Per quanto riguarda i processi naturali di acquisizione didattica, ci sono fattori macroambientali che la condizionano parecchio. Anzitutto, la naturalezza dell'ambiente come garanzia di input ampio, ricco, differenziato, negoziabile è uno dei fattori. Cioè i nostri ragazzi italiani vivono in Italia, hanno un input ricchissimo, compreso quello televisivo, però non hanno questa abitudine a interrogare i materiali linguistici, a chiedersi ma si dice così o così. Ecco, un po' il nostro ruolo dovrebbe essere questo, di sollecitare, di porre domande continuamente nei confronti del testo.
E un'altra cosa importante è il ruolo dell'apprendente nella comunicazione, cioè naturalmente nel processo di acquisizione si attraversa la cosiddetta fase del silenzio, la fase in cui l'apprendente elabora le sue ipotesi sulla lingua, ma è silenzioso. Poi c'è diciamo, un flusso unilaterale, cioè siamo noi che parliamo e l'apprendente ascolta e impara. Poi bilaterale limitato, poi completo. Ecco, spesso noi docenti non rispettiamo il momento silenzioso e unilaterale dell'apprendente. E poi c'è anche il problema della disponibilità di referenti concreti rispetto a un testo che può presentarne di astratti, o di ambiente testuale leggibile, cioè comprensibile profondamente. Dicevo, il modello di didattica dell'italiano degli esperimenti grammaticali di Mariano Duca è parecchio interessante perché offre la possibilità di scoprire, consolidare e andare verso un uso consapevole delle regole. Oh, scusate, ho creato una falsa slide. Com'è cambiato l'asse di osservazione dalle 10 tesi per un'educazione linguistica democratica del 1975 alle indicazioni del 2012 e alle 8 competenze chiave per la cittadinanza del 2018? È cambiato proprio nel senso della pluralità di lingue. Nel 75 il problema era rimettere al centro il linguaggio verbale e dare, diciamo, una forte spinta alla crescita dell'italiano standard rispetto agli italiani regionali, con i principi che ben conosciamo tutti noi docenti, la centralità del linguaggio verbale, radicamento nella vita biologica, emozionale, sociale, pluralità delle capacità linguistiche, diritti linguistici, necessità di rinnovare la pedagogia linguistica e poi i principi dell'educazione linguistica democratica. In tutti questi anni i docenti hanno lavorato tantissimo in questo senso, ci sono stati degli esempi molto molto importanti. Ma quando sono arrivati questi annali della pubblica istruzione del 2012 con le indicazioni nazionali per il curriculum dell'infanzia e del primo ciclo, abbiamo avuto tutti modo di leggere e riflettere attentamente su ciò che ci veniva richiesto. Ho sottolineato in blu qualcosa che mi sembrava importante, riportando proprio le indicazioni nazionali. Intanto lo spazio antropologico e la variazione dell'italiano in diatopia, in diamesia, in diafasia, in diastratia. Dice testualmente il testo, proprio delle indicazioni, tutto questo comporta che nell'esperienza di molti bambini e ragazzi l'italiano rappresenti una seconda lingua. Bene, è ufficiale. Possiamo, visto che è una seconda lingua, adoperare i metodi della glottodidattica della L2 proprio per lavorare con il nostro italiano. Quindi con una cura costante rivolta alla progressiva padronanza e con competenze che crescono in relazione a ciò che effettivamente noi sollecitiamo. Si dice nelle indicazioni, nel primo ciclo di istruzioni devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad un'alfabetizzazione funzionale, cioè ampliare il patrimonio orale, imparare a leggere e scrivere, arricchire il lessico. La cosa che mi sembra interessante è l'ultima di pagina 34, cioè la complessità dell'educazione linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme con l'insegnante di italiano. È un bellissimo invito a lavorare in modalità CLIL, Content and Language Integrated Learning, con tutti i nostri colleghi. Perché lo sappiamo già da anni, ce l'hanno detto tutti i linguisti, Sabatini in testa, lavorare sull'italiano non è compito solo del docente di italiano, ma
richiede una condivisione di questo metodo della scoperta grammaticale, metodo della scoperta lessicale e conoscenza un po' delle strategie di apprendimento. Nelle indicazioni si parla di oralità in maniera molto ampia come primo ciclo, però manca, e l'ho scritto in rosso, l'attenzione alle fondamentali competenze di ascolto e ricezione dei testi, dei processi fonologici e morfologici e semantici che riguardano l'ascolto. E per quanto riguarda la lettura, anche qui viene ben descritto cosa serve, cioè a cosa serve la lettura e come si fa. Però manca l'attenzione all'aspetto cognitivo della lettura. E qui ci aiuta questo bel grafico di Marianne Wolf, che è una psicolinguista, una neuroscienziata americana che ha cominciato con una laurea in letteratura inglese e che ha scritto quel bel libro Proust e il calamaro, ma anche questo lettore viene a casa, il cervello che legge in un mondo digitale. Marianne Wolf ci ricorda la doppia via della lettura. In questo disegno, che è un po' giocoso ma assolutamente serio, si vede, andiamo a guardare la parola tracks, che vedete alla vostra destra, viene segmentata, parcellizzata e dal chiasma ottico va alla corteccia, va alla interpretazione e dalla figura 2 passiamo alla figura 1 e si innesca un meccanismo di cognizione, di linguaggio, di visione e viceversa. Quindi una scomposizione e ricomposizione che è una strada estremamente complessa per la lettura. Quanti di noi si sono cimentati con la lettura di qualche testo sulla dislessia, per esempio, o sulla disgrafia, hanno visto quanto è complesso e quanto è importante lavorare in modalità varie, alternative, per far sì che chi soffre di questi problemi non debba soffrire anche nelle performance scolastiche. Per ricordare il modello a due vie della lettura, che un po' tutti abbiamo visto, sentito, cioè la via fonologica alla lettura, con analisi visiva, segmento per segmento, riconoscimento dei fonemi, attivazione del buffer fonemico, conversione grafema-fonema, assemblaggio, accesso al sistema semantico e infine produzione, fonazione, questa è la via fonologica. La via visiva ha invece una doppia pista, quella doppia pista che abbiamo visto poc'anzi, cioè una pista semantica e una non semantica. Soltanto dall'insieme di questi due modelli viene fuori una lettura profonda. Ma lo sappiamo, educare i nostri ragazzi a una lettura profonda, duplice ma unita, non è per niente semplice, perché grosso modo la scuola elementare batte la via fonologica, ma anche quella visiva con i nuovi metodi, a noi viene richiesta la via interpretativa della lettura, ma non è così semplice. E per rendere un pochino conto di come possono essere difficili per un apprendente straniero, oltre che per i nostri ragazzi nei primi anni della scuola, una lettura in una lingua straniera, ho riportato qui, ringrazio il professor Alessandro De Filippo dell'Università di Catania e del CTIA di Catania 1, perché mi ha messo a disposizione una piccola registrazione che ha fatto lui stesso a un apprendente arrivato in Italia nel 2016 con un barcone accolto in uno SPRAR, e questo Mamadou stava seguendo questi corsi di italiano presso un CTIA e imparava a leggere, ma nella sua lettura si vedono benissimo queste due strade e si vede anche, si vedono anche una serie di processi di interferenza che vorrei, se riesco, se la tecnologia me lo consente, ecco,
ecco, sembrerebbe di sì, vediamo se riuscite a sentire. Ci sono le sue lingue di partenza. Nato in Africa occidentale, ha una lingua, come lingua ufficiale il francese, poi una serie di lingue africane di sostrato. Vediamo come legge Mamadou. La lettura di Mamadou, ma vi dico semplicemente questo, che intanto c'è questa, torno alla slide precedente, questa via fonologica che lui segue, la segue finché può, ma nello stesso tempo, essendo un elaboratore attivo di informazione, segue anche una pista semantica, quindi cerca di dare senso a quanto sta leggendo. E a un certo punto emergono delle specificità della lingua ufficiale del suo paese, del francese. Per esempio, quando dice aggiungere il lievito, dice aggiungere il levure. Quindi lui legge lievito, però nella sua pista semantica, in francese c'è levure e viene fuori qualcosa che non è scritta, ma che c'è nel suo background di significato e di senso, quindi è un elaboratore molto attivo di informazione. C'è un'altra piccola cosa che dice, la frase doveva essere, e sta leggendo una ricetta, aggiungi un pizzico di sale, ma per lui la parola pizzico non ha nessun senso, mentre la parola piccolo sì, quindi dice aggiungi un piccolo di sale. Non c'è scritto piccolo, ma lui legge e interpreta. Bene, ovviamente lo facciamo un po' tutti, questo discorso della doppia pista della lettura. Quando l'apprendente è straniero o è molto giovane o ha poca esperienza di lettura, questo tipo di errori, e per errore ovviamente intendo un punto di crisi dei due sistemi, ci sembra insomma, da cogliere in modo significativo e lì possiamo lavorare e intervenire anche. Per quanto riguarda la scrittura, le indicazioni del 2012 ci dicono qualcosa di importante. Mettere insieme bisogni comunicativi e contesti motivanti. Tante volte facciamo mea culpa, io per prima propongo dei contenuti per la riflessione linguistica che magari dal punto di vista semantico per il mio apprendente hanno un valore relativo, allora cade la motivazione, cade il bisogno comunicativo e dunque il compito di scrittura diventa staccato dalle vere motivazioni e dai veri bisogni comunicativi. Questo è stato superato da anni, ovviamente, perché ho visto tantissimi testi per la scuola di ogni ordine e grado che danno degli obiettivi di scrittura molto concreti. E quindi, non so, scrivi un curriculum, scrivi una lettera di presentazione, eccetera, eccetera. Il problema è farlo in maniera calibrata proprio sull'apprendente, cioè sui bisogni comunicativi di quegli apprendenti in quel momento della loro vita. Allora sì, che quello che facciamo diventa significativo. Comprese le ideazioni, pianificazioni, autocorrezioni. Le indicazioni 2012 parlano anche di lessico ricettivo e produttivo. I bambini entrano nella scuola primaria con un ricco patrimonio lessicale e sta a noi sollecitare la crescita di questo patrimonio attraverso attività anche ludiche e creative e verso un patrimonio lessicale altro. Qui faccio una piccola parentesi perché ho studiato un pochino linguaggi televisivi per bambini e a quel tempo ho fatto delle piccole inchieste sul campo. Mia figlia e un suo amico a 10 anni mi spiegavano le modalità di gioco Yu-Gi-Oh! Dicendo una serie di cose. Secondo voi se vi faccio ascoltare il video si sentirà? No, penso di no. Allora, meglio che Mi faccia la sa di presentazione. no, come prima Sì, forse. no. Tranne che ce l'hai Va su bene. YouTube. Ah no, ma non fai, puoi fare la condivisione in quell'altra maniera. Ok, niente. No, 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 niente. No, comunque, poi insomma, sono eventualmente disponibile a condividere insomma queste cose con altre piattaforme, non so, magari
Vediamo. In ogni caso, quello che mi serviva, e alcuni di voi già conoscono questa riflessione, è questo. I ragazzini, per spiegare come funzionava questo gioco, a un certo punto dicono non solo posiziono invece di metto, eccetera, eccetera, ma evoco truppa di fuoco. Io chiedo che vuol dire evoco, mi rispondono metto in campo. E fin qui una parziale corrispondenza semantica ci può anche essere. Ma quando chiedo cosa vuol dire infliggere, mi dicono che vuol dire infliggere. Infliggere è come togliere. Lascio a voi le considerazioni perché l'input linguistico televisivo è sicuramente molto ricco, ma sicuramente ha bisogno di riflessioni condivise, altrimenti risulta inutilizzabile. Le indicazioni infine ci dicono sollecitate elementi di grammatica esplicita, riflessioni sugli usi della lingua e ovviamente non ci dicono come fare, ma ci dicono di farlo in modo induttivo e facendo attenzione che diciamo, la terminologia sia condotta in maniera graduale alla riflessione, sia portata in maniera graduale alla riflessione. Nelle indicazioni ci sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della primaria. E quindi l'allievo partecipa a scambi comunicativi, ascolta testi orali diretti o trasmessi dai media, legge e comprende tutto quanto. Infine dice scrive testi corretti nell'ortografia, chiari, coerenti, legati all'esperienza, insomma. Direi che sono degli obiettivi abbastanza alti da far raggiungere a tutti gli allievi, proprio perché abbiamo visto che il processo di acquisizione non è uguale per tutti, procede in maniera modulare, dipende dal background di partenza, dalle occasioni di comunicazione nel contesto e altro. Quindi, come si fa tutto questo senza un'abitudine costante a interrogare i testi? E qui ritorno a Maria Pia Loduca e al suo bel viaggio nella grammatica. Nei traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo grado incontriamo le stesse cose, cioè gli stessi obiettivi molto alti e così anche per la lettura e la scrittura. Legge e comincia a costruire interpretazione, scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati per situazioni, argomento, scopo e destinatario. Beh, produce testi multimediali, l'ho messo in blu perché questo magari ci riesce. Comprende il vocabolario di base, fondamentale, alto uso, alta disponibilità, secondo De Mauro Gradit. Adatta opportunamente i registri informali e formali alla situazione comunicativa, questo mi pare un po' meno. E tutti questi punti ovviamente rimangono come quesiti per noi docenti. E Giuseppe Patota nel 2014, commentando proprio il saggio di Maria Loduca sul sillabo per italiano L2, osserva a proposito del quadro comune europeo di riferimento per la lingua. Studiandone attentamente i contenuti, ho maturato la personalissima convinzione che questo strumento potrebbe costituire una buona base di confronto per definire una progressione nel raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'italiano ai vari gradi scolastici. Non si tratterebbe ovviamente di insegnare ai madrelingua contenuti linguistici indicizzati nel sillabo, piuttosto di farli riflettere su alcuni di quei contenuti a partire da una data progressione. Condivido in pieno e non solo da ora, e se andiamo a guardare questi obiettivi di cui parla Patota del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, grosso modo ci facciamo un'idea che in effetti alla fine della scuola primaria il nostro apprendente riuscirà a raggiungere una 2. Probabilmente alla fine della secondaria di primo grado riuscirà a raggiungere un livello B2, non lo leggo, ma insomma lo lascio come dire, alla vostra lettura, seppur veloce, e il problema è qui, cioè a livello avanzato di padronanza, ovvero C1, C2, che dovrebbero essere obiettivi grossomodo della scuola superiore.
ma direi anche dell'università. E proprio su questi livelli dobbiamo interrogarci sicuramente. E dobbiamo interrogarci proprio in relazione sia alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 18 dicembre 2006, sia a quella del 22 maggio 2018. Nel 2006 ancora c'era una distinzione tra madrelingua e lingua straniera, poi matematica, competenze in scienze e tecnologie erano simili. In quella del 18 si parla invece di competenza alfabetica funzionale complessiva e competenza multilinguistica. Questa è un'apertura, a mio avviso, molto bella e straordinariamente importante per l'inclusione, per quella che desideriamo tutti. E nel 2018, qui ho preso qualche punto del 2018 che mi sembrava più significativo, quindi apprendimento di qualità e inclusivo, formazione di competenze sociali più che altro. Le competenze chiave, cioè si dà agli stati membri la possibilità di sviluppare come vogliono questa offerta, purché in linea con quelle raccomandazioni, enfasi sulle tecnologie, sulla vita quotidiana e anche il problema delle competenze accertate in OCSE PISA, con una quota costantemente elevata di studenti e anche adulti che non hanno competenze di base sufficienti. Quindi il punto 6 l'ho riportato perché ci invita a sviluppare queste competenze con attività anche extracurriculari, che sono insomma belle, piacevoli, perché non, ripeto, lavorare sulle scoperte linguistiche e grammaticali con un film, anche divertente, perché non, con una serie televisiva o con materiali autentici, solo che ci serve tempo e occasioni. Il punto 7 ci ricorda che memorizzare fatti e procedure è importante, ma non è sufficiente per conseguire progressi e successi. E poi, infine, c'è il discorso sulla convalida delle competenze, e anche questo è un punto al quale si potrebbero dedicare tempi e modi di riflessione. Le considerazioni conclusive ci riportano all'idea di dare uno sguardo alla linguistica acquisizionale per vedere come lavorare proprio con il nostro apprendente. Quindi valorizzare l'input di partenza, vedere come funziona questo intake e guardare l'output, quindi gli eventuali errori, con un occhio un pochino diverso. In questo ci aiuta il modello di Julia e Bert e Krashen, tra oralità, trasmesso e scrittura, che vede all'inizio, a sinistra, l'ambiente linguistico, il materiale linguistico, l'input, poi vede il filtro affettivo, diciamo, insieme di problemi che talvolta non consentono ai contenuti linguistici di passare in maniera agevole al sistema di organizzatore o di intake. E il sistema di organizzatore o di intake è dove si formano le interlingue e gli errori, quindi quelle omissioni di morfema, doppia marcatura, regolarizzazioni, arciforme, ordine improprio, che sono in relazione con il monitor, cioè con quel sistema di conoscenze che mi consente di correggermi mentre parlo o anche mentre scrivo. Infine, ciò che noi possiamo osservare è l'output, cioè le reali produzioni. Quindi noi non abbiamo accesso alla parte centrale, ma abbiamo accesso alla parte di input, e anzi a scuola lo costruiamo noi, e alla parte di output. Nel modello di Levelt abbiamo, se partiamo diciamo dalla estrema destra, dall'ascolto, audition, poi al sistema di comprensione e di lessico che si aggancia al formulatore, al concettualizzatore, all'articolatore. In questo circuito si prendono delle informazioni, ma molte altre si perdono. Per esempio, l'input linguistico di un bambino italiano si muove a livello orale tra dialettofonia, italiano regionale, standard, italiano scolastico, scritto, input televisivo, che è molto ampio ma complesso, come abbiamo visto, con una componente iconica che mette in secondo piano quella linguistica,
E questo input televisivo, con tutti questi codici espressivi, offre un materiale selezionato agli schemi cognitivi, alle ipotesi pragmalinguistiche e alle scelte interpretative. Succede che quello che possiamo fare noi è lavorare, per esempio, con l'input televisivo in un certo modo, in modo da spiegarlo, disambiguarlo, discuterne, interrogare quel testo, anche se il parlato televisivo è molto veloce. Di solito le conversazioni informali sono 140 parole al minuto, quello televisivo è 161 parole al minuto, quindi al nostro studente piccolo o grande può succedere quello che è successo a Mafalda. Se ha sentito la parola baracca, per assonanza le è sembrata una brutta parola come cacca, e quando invece la urla e la mamma non batte ciglio, dice: questa mancanza di reazione vuol dire che non lo è. Strano, avrei giurato che era una parolaccia. Per fare delle ipotesi diciamo, non serve solo farle, ma ci vuole un feedback, una verifica. Quindi, secondo il modello di Carmilov Smith, la conoscenza procede, quella linguistica soprattutto, prima per conoscenza non analizzata, routine o pattern dei quali non sappiamo neanche bene il significato, poi conoscenza analizzata, creativa e poi infine la conoscenza consapevole sulla quale si può esercitare l'azione didattica. L'acquisizione del lessico ha anche delle tappe importanti, cioè sono quelle di Pineman 98, accesso superficiale all'emma, procedura categoriale, cioè gli do un assetto morfosintattico, procedura sintagmatica, frasale e subordinativa. Il problema qual è? Che nell'acquisizione di queste strutture, se sono strutture morfosintattiche divergenti rispetto a L1 o se per esempio non sono molto frequenti, il nostro apprendente farà delle sovraestensioni di forme salienti, quindi degli errori di sovraestensione oppure degli errori di appiattimento delle differenze. C'è una scala implicazionale per cui per esempio prima in italiano vengono apprese le differenze di genere O ed A, i nomi ne vengono categorizzati dopo e poi quando il genere c'è un conflitto tra livello fonologico e morfologico presenta dei problemi. Quindi, che errore è? È un errore analogico? Un errore di blocco della scala implicazionale, come ha 2 anni che non la vedo? Oppure un errore di interferenza L1 e L2, vengo di Catania. Oppure sono errori un po' più complessi come quelli che ha descritto Stefan Smith in questo bel saggio che è disponibile in rete, quindi facilmente recuperabile, che parla di spagnolo e italiano, ma potrebbe benissimo essere scritto anche per lingue tipologicamente imparentate come il siciliano e l'italiano. Perché l'apprendente mette in atto delle ipotesi di congruenza, dunque diciamo ci vogliono delle regole di trasformazione, corrispondenza l'una uguale all'altra o differenza. Quindi ecco qui le tipologie di errori. Livello fonologico, la R spagnola è polivibrante, è lunga, dunque la realizzazione di uno spagnolo di caro sarà carro, ha rimasto qui la radio, la piccola regola di trasformazione che da UE porta O non funziona sempre, da fuerte a forte va bene, ma da escuela a scuola non va bene. Ci sono poi tutti i falsi amici, talvolta nella corrispondenza gatto e gatto vanno bene, ma cane e perro non vanno bene, anatra e pato non vanno bene, regressato per ritornato non va bene neppure. Quindi le ipotesi ci sono di corrispondenza, ma talvolta non funzionano, come nel caso dell'ausiliare con avere o nato, avvenuto, o con l'accusativo preposizionale che anche in siciliano è molto resistente.
ho visto a Maria, conoscevo a uno. E qui c'è uno schema che avevo utilizzato anni fa per studiare le interlingue in Sicilia nel 600, che funziona anche ora. G1, G2, G3, G4 sono queste fasi di interlingua per cui le regole cambiano con dei gradi di approssimazione verso il sistema target, ma vedete l'accusativo preposizionale rimane sempre. Non so se sto andando un po' troppo veloce con gli schemi e se questo può creare dei problemi, mi piacerebbe un feedback. Come Mafalda vorrei chiedere un feedback. Procedo così o torniamo un pochino. Non lo so. No, va bene Va così. bene. Va bene. Grazie per il Forse feedback. riprendere proprio, sì, le fila, no? Cioè, per continuare il discorso, fare una sorta di rapida sintesi su tutti i punti per poter Perfetto. ricontinuare. Benissimo, questa slide me lo consente, grazie Giulia, perché noi siamo abituati a pensare che una parola sia o conosciuta o non conosciuta. In realtà, come abbiamo visto per la ragazzina che usava evocare e infliggere, quella parola era conosciuta in parte, cioè secondo questo schema di Pinneman c'era stato un accesso lessicale. Una procedura categoriale, perché infatti sapevano anche coniugare questi verbi, ma non c'era stata una procedura sintagmatica frasale e non c'era neanche una comprensione semantica. Quindi nel processo di acquisizione noi dobbiamo guardare un po' tutte le variabili, ma dobbiamo guardare anche cosa rimane nel processo di acquisizione. Quindi, il saggio di Maria Loduca ci incoraggia a fare nostro questo metodo della scoperta lessicale e grammaticale. Dice Maria Loduca, la scuola dovrebbe approfittare di questa naturale e inconsapevole propensione a riflettere sulla struttura delle parole complesse, innestando su questa una riflessione esplicita, guidata, che dia voce a terminologie su questo imponente lavorio mentale. E siamo proprio al nostro momento di azione, cioè siamo passati un po' da una riflessione generale sui processi di acquisizione a un'eventuale ipotesi di proposta didattica. Primo punto, lavoriamo sul lessico. Visto che il lessico va appreso in questo modo, cioè forma fonica, forma ortografica, morfologica, pattern sintattico, significato semantico e relazioni semantiche, sono progressioni che ci ha offerto nel suo saggio Silvana Ferreri. E, bene, sta a noi costruire questo input ampio, ricco, modificabile e negoziabile. Ma ognuno di questi requisiti è anche un problema, perché un input, se è troppo ampio, destabilizza il nostro apprendente, così come se è troppo ricco, se è modificabile e negoziabile, noi dobbiamo rispondere alle domande continuamente, quindi non è semplicissimo lavorare, ma oggi abbiamo gli strumenti senz'altro significativi. Ci dice Maria Loduca in Viaggio nella grammatica, proviamo a imbastire dei piccoli percorsi di scoperta con materiale lessicale adatto all'età e agli interessi dei bambini, sollecitando con opportune domande la loro naturale curiosità sulle parole e aiutandoli a formulare ipotesi. Naturalmente, non eviteremo, questi errori, cioè questi trasferimenti dalla prima alla seconda lingua, non eviteremo, come dire, problemi di errore proprio, ma possiamo attraverso la pratica dell'interrogare i testi mostrare evidenze positive ed evidenze negative di uno stesso elemento. Adesso andiamo a vedere un pochino come. Scopriamo insieme i fatti di interlingua e lavoriamo con i ragazzi per reti.
non per elenchi, ma per reti semantiche di famiglie di parole. C'è stato un bell'intervento di Michele Colombo qualche anno fa per Matita e anche per i Lincei, e proprio da quell'intervento nasce l'idea di lavorare anche come hanno fatto il gruppo Asli Scuola, di cui anche Giulia e Alessandra fanno parte, ecco, in quel gruppo che lavorava sulle famiglie di parole, sono stati portati a termine degli esperimenti interessanti di lavoro di ampliamento lessicale con le reti di parole. Lavorare per reti significa seguire la normale organizzazione delle parole nella nostra mente con un'associazione fonologica, semantica e anche morfologica. Le associazioni che si fanno tra reti di parole sono sintagmatiche, sono anche paradigmatiche e consentono di ampliare senza appesantire. Noi sappiamo che la reticolarità è senz'altro più leggera dell'elenco e genera una conoscenza più produttiva attraverso una serie di attivazioni neuronali. La memoria a lungo termine e quella a breve termine lavorano meglio con le reti e non con le liste, e lavorano bene anche in chiave multilingue. C'è un esperimento interessante che ho messo un pochino più avanti che riguarda un apprendimento in chiave multilinguistica, cioè si lavora per esempio con i colleghi di Lingua 2 e si creano appunto dei rapporti su testi simili, facendo sì che i ragazzi stabiliscano delle connessioni tra le lingue in maniera abbastanza naturale, cioè creando delle reti simili a quelle che i parlanti bilingue e plurilingue hanno nel loro contesto naturale. L'altro punto chiave che dobbiamo, come dire, chiederci è quante parole sono necessarie per avere una padronanza graduale e sintonizzata, diciamo, sul quadro comune europeo di riferimento. Questo è stato calcolato perché sia il LIF, il lessico italiano di frequenza, che il VELI, che il LIP, che il lessico elementare, che il RIF ultimo che abbiamo appena citato, hanno individuato un core vocabulary, cioè un nucleo di lessemi più centrali rispetto al sistema, più utili, più facilmente collocabili e più frequenti in quella cultura. Andiamo a guardare un pochino quante parole a partire dal vocabolario di base possiamo andare a prendere. E quello fondamentale è 2000 parole, quello di alto uso 2750, quello di alta disponibilità 2300. All'interno di questi repertori noi possiamo lavorare appunto o per famiglie di parole o per reti di altro tipo. In questo delle cose bellissime ha fatto ante litteram Gianni Rodari, e tra l'altro appunto siamo ancora nell'anniversario, nel centenario rodariano, quindi possiamo andare a recuperare alcuni di quei testi anche se i nostri ragazzi sono un po' più grandi. Qui c'è una schermata proprio del RIF, d'Achille, Colombo d'Achille e soprattutto Asli Scuola, che fa vedere insomma come, per quanto complesso possa essere e per quanto possa essere riferito al latino, un lavoro con il RIF possa essere fatto anche a vari livelli a scuola. E quindi da cingere a cingolo si può ragionare e si possono anche creativamente immaginare dei percorsi didattici. Galison faceva insomma attenzione all'approccio esperienziale rispetto al lessico, cioè io imparo con più facilità e con più interesse ovviamente un lessico abbondante su temi che sono salienti per me apprendente. E in ogni caso il gioco
aiuta a disegnare questi microsistemi lessicali abbastanza definiti. Nella lista di famiglie di parole con approccio morfologico, invece questo è Ferreri e anche Loduca, si possono creare reti non di tipo familiare o etimologico, ma liste collegate per approccio morfologico. Anche questo risulta abbastanza interessante. E ovviamente ricordiamoci cosa dice Kinemann a proposito del conoscere le parole che stiamo usando. Il lessico deve essere grammaticalizzato e per far ciò noi dobbiamo esporre e riesporre i nostri apprendenti ad accezioni diverse di uno stesso termine in contesti diversi, sistematicamente, in modo da generare quelle scoperte grammaticali. Lavorare con i task comunicativi significa poter dare degli obiettivi immediati e quindi avere insomma strategie vere di incremento delle competenze lessicali. E quindi qui ci sono le classiche tecniche della glottodidattica L2. Memoria verbale, memoria visiva, memoria verbale e cinestetica, creare reti semantiche, ovviamente su questo possiamo riflettere, ma soprattutto possiamo riflettere su obiettivi anche numerici, perché si è calcolato che con 3.000 parole si riesce a capire il 79% di un testo. Mi sembra un traguardo importante, ma nello stesso tempo anche un traguardo facilmente raggiungibile, fino alla scuola media. Molto più difficile è la fraseologia. La fraseologia oggi per i nostri ragazzi è uno scoglio quasi insormontabile. Pochissimi di loro conoscono le entità fraseologiche, anche quelle più brevi, perché si è persa la cultura di appartenenza, che generava queste unità fraseologiche, quindi, piantare baracca e burattini probabilmente non è, così semplice da comprendere. Ovviamente anche sulla fraseologia si può lavorare, anche perché c'è una fraseologia di confronto, per esempio quella dell'inglese, che sta diventando sempre più familiare per i nostri giovani grazie alle serie televisive che girano non solo in TV ma soprattutto sul web e sono facilmente recuperabili e i nostri ragazzi ci stanno dentro. E siccome ascoltano queste serie doppiate in maniera approssimativa, recuperare il senso della fraseologia inglese e di quella italiana può essere piuttosto interessante. Quindi la fraseologia contrastiva come fonte di confronto interculturale. Vi dicevo poc'anzi, c'è questo bell'articolo sulla rivista gratuita online dell'Università di Milano Italiano Lingua 2, che parla di plurilinguismo e intercomprensione. Se lavoriamo in una classe plurilingue e se questi giovani hanno per esempio il francese come lingua base, si può adottare questo progetto EUROM 5, al quale è promosso da Claire-Blanche Bandeniste e al quale hanno partecipato Raffaele Simone e Elisabetta Bonvino. Si lavora su articoli di giornale, su testi autentici e si è visto che la comprensione mutua di testi di lingue diverse era possibile e anche facilmente incrementabile. Gli studenti capivano molto più di quanto si potesse immaginare da testi però solo di lingue romanze. C'è una modalità organizzativa della grammatica sotto forma di osservazioni che riguardano la parentela lessicale, il confronto tra pronuncia e grafia, corrispondenza, ordine delle parole. Quindi è un articolo che vi suggerisco di leggere, piuttosto interessante, che con ragazzi grandi interessati appunto, a temi di attualità si può fare lavorando con più lingue romanze contemporaneamente. Quindi si sollecita l'uso di inferenze, di presupposizioni e la comprensione viene fortemente incrementata anche per coloro che hanno problemi di recupero dei contenuti. Questo
perché il risultato è estremamente stimolante. Stiamo quasi per concludere il nostro discorso e quindi forse riusciremo anche a guardare quella unità didattica che vi avevo detto, perché l'impegno di tutti noi da oggi in poi è quello di della ricerca di un sillabo di educazione linguistica che vada oltre i confini scolastici, perché una competenza alfabetica funzionale, una competenza multilinguistica non si possono acquisire soltanto all'interno dei confini delle nostre ore scolastiche o dell'istituzione scuola in generale, a prescindere dalla modalità di distanza o meno. Questo quadro che abbiamo appena visto ci indica la strada, ma non ci dà la soluzione, per esempio, ai problemi di comprensione attiva del testo. Anche Sandra Covino e Rigo nel 2017 ribadiscono l'importanza di questa pratica costante dell'interrogare i testi, del fatto di graduare, cioè di verificare la produzione testuale, ma con verifiche non di tipo valutativo e basta. Perché altrimenti rischiamo di inibire il naturale processo di acquisizione. Quindi dare una prospettiva diversa, acquisizionale della lingua. L'acquisizione alle sue tappe vanno rispettate. Sabatini nel 19 ha scritto questo articolo interessante, qui alla fine ho messo l'indicazione bibliografica, dice probabilmente possiamo tracciare un nuovo sillabo per l'italiano riservando la riflessione sul lessico alle prime classi della scuola primaria, la riflessione morfologica alla secondaria di primo grado, la riflessione sulle unità frasali più grandi e sul testo alla scuola superiore di secondo grado. Può darsi che si andrà in questa direzione, ma ovviamente anche se rispettiamo ciò che tradizionalmente abbiamo fatto, cioè proporre un po' gli stessi contenuti e poi ampliarli nei vari ordini di scuola, il doppio obiettivo di instaurare con i nostri apprendenti la consuetudine della scoperta grammaticale e condivisa e del dubbio grammaticale sicuramente aiuterà noi e loro a consolidare quanto già hanno scoperto. E, ci diceva Francesco Bruni nel manuale di scrittura e comunicazione del 1997, avere trasalimenti e dubbi ogni volta che scriviamo, che parliamo, è un buon segno, perché dimostra che la nostra coscienza linguistica è viva e reattiva e sa riconoscere le zone critiche all'interno delle convenzioni ortografiche e grammaticali che regolano l'italiano scritto. Se tutti noi, quando dobbiamo scrivere una lettera formale, qualche dubbio ce lo poniamo, figuriamoci i nostri ragazzi. E se comunque hanno avuto fin dall'inizio della scuola la consuetudine di chiedere e di interrogare i testi, consuetudine che deve essere incoraggiata, perché devo dire tutti noi talvolta la scoraggiamo perché le domande ci danno un po' fastidio, perché è difficile rispondere a tutti, però è forse uno dei pochi modi che abbiamo per sollecitare questa educazione metacognitiva. L'altro articolo che vi suggerisco è piuttosto recente, riguarda lo studio del lessico proprio come campo di azione, di conoscenza e di riflessione. È stato portato avanti da Nicola Zuccherini, che insegna appunto a scuola e collabora con il collega Matteo Viale per percorsi innovativi di didattica dell'italiano, sempre in Italiano Lingua 2 trovate questo saggio che dice quante parole conosci. Ha lavorato il collega con studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di un istituto comprensivo di Bologna, e con un'elevata incidenza di studenti di madrelingua non italiana.
addirittura il 57% nel 2018. L'obiettivo era di studiare le parole come campo di conoscenza e riflessione, non solo come oggetti di apprendimento, quindi come spazio di lavoro metalinguistico. Si è chiesto agli studenti di calcolare anche le dimensioni del proprio vocabolario e di dimostrare la conoscenza di 50 parole estratte tra le 20.000 del lemmario del DAIC, il dizionario avanzato dell'italiano corrente di De Mauro. Non bisognava definire le parole, ma spiegare i significati e usare i vocaboli del campione, quindi comprensione, diciamo, passiva e attiva. È andato a lavorare Nicola Zuccherini con il lessico italiano di frequenza, con il lessico di frequenza dell'italiano. C'è qualcuno che voleva chiedere qualcosa, forse? Ho sentito un. Vabbè, poi tanto abbiamo il tempo per condividere delle riflessioni. Quindi dicevo, questo progetto di Nicola Zuccherini. Sono andata troppo avanti. Ecco, faceva sì che appunto i giovani si interrogassero non tanto sulla loro conoscenza passiva, ma sull'uso attivo di queste parole che dicevano di conoscere. Le sorprese sono state tantissime. Le sorprese che vi riporto qui riguardano il divario tra gli studenti madrelingua e non madrelingua. Perché noi siamo abituati a prevedere gli errori dei nostri studenti in madrelingua, i ragazzi siciliani faranno così, i ragazzi milanesi faranno così, abbiamo un'idea, ma non abbiamo idea dei tipi di errore interlinguistico, cioè non ci viene in mente che un apprendente cinese che non ha la distinzione della laterale, o della vibrante LR possa dire che la parola calotta è uguale o equivalente a carota e quindi dire è una verdura la calotta. Non ci viene in mente che è come possa essere, cioè scusate, è come possa essere come eccomi, che duttile possa essere accostato a utile, che repubblicano possa essere accostato a pubblicare di nuovo, che coreografia e fotografia siano simili. Parliamo qui, vedete la classe di appartenenza. Sono i nuovi italiani per i quali corista potrebbe essere uno che corre, perché grafia e ortografia non sono sintonizzati. Che tastare, per processo analogico, potrebbe voler dire premere un tasto. O rapprendere potrebbe essere prendere di nuovo. Bene, su questi errori di tipo interlinguistico che noi non avremmo potuto comprendere se non guardando a quello che abbiamo visto poc'anzi velocemente, e vi chiedo scusa perché di solito per parlare di processi di acquisizione ci vogliono, non so, 15-16 ore, abbiamo fatto tutto condensato, vi chiedo profondamente scusa, però questo è importante, cioè se noi parliamo di processi di acquisizione, di lingua target di errore, dobbiamo porci come obiettivo non solo gli apprendenti che hanno la nostra stessa lingua o lo stesso nostro sistema di repertorio linguistico, ma coloro che apprendono l'italiano a partire da un sistema linguistico di partenza molto diverso e talvolta tipologicamente molto diverso. Quindi questo articolo mi è sembrato particolarmente significativo perché alla fine dà proprio dei percorsi di didattica del lessico di italiano tra L1 ed L2. Uno, scoprire le parole a partire dalla scuola primaria, valore polisemico e altro, trovare le parole, arricchimento attivo del vocabolario attraverso l'uso digitale dei vocabolari di base. Ricordo, chiedo scusa per non averlo fatto prima, che oggi esiste su Accademia della Crusca la stazione lessicografica. Grazie alla stazione lessicografica noi possiamo avere online tutte le risorse lessicografiche, non solo il vocabolario degli accademici della Crusca, ma anche il Battaglia, il grande dizionario della lingua italiana, il Gravit, il dizionario d'uso dell'italiano, tutti i repertori che abbiamo appena citato sono tutti online nella stazione lessicografica, perché non esplorarla con i nostri studenti?
L'altro punto di Zuccherini è studiare con le parole, le scienze o la storia, quindi lavorare in questa modalità CLIL, un dizionario sull'imparare che può essere creativamente arricchito dalle proposte degli insegnanti. L'altro percorso riguarda la poesia, dagli anni 80 percorsi di acquisizione della lingua con la poesia io ne ho visti tantissimi. Rodari ce li aveva tirati fuori già negli anni 60, però sappiamo bene quanto i dispositivi ludici e anche quelli musicali, filastrocca, limerick, vanno a sollecitare l'emisfero destro e quindi l'emisfero destro e l'emisfero sinistro collaborano per rendere memorabile ciò che è la poesia, anche nelle sue forme più semplici. L'input diventa dunque penetrante per questi aspetti ritmico-melodici, giochi di parole, eccetera. Lo sappiamo tutti, la poesia è un potente dispositivo per attivare l'acquisizione. Franca Bosch, in quest'altro articolo che vi suggerisco, sempre nella stessa rivista, ma giuro che ma è capitato, insomma, di avere messo insieme questi articoli, offre la sua sperimentazione fatta su 2.800 allievi per ragionare di nuovo sul lessico elementare e sullo sviluppo del lessico. Ecco. A questo punto siamo veramente in dirittura d'arrivo. La raccomandazione 2018 propone strategie didattiche orientate verso il mondo del lavoro. Bene, la parte che vedete qui è proprio presa di peso dalla raccomandazione, quindi dice rivolgete uno sguardo al mondo del lavoro per creare percorsi di didattica della lingua anche attraverso il contatto con il mondo del lavoro. Ecco, abbiamo tanto parlato di alternanza scuola-lavoro quando ancora si poteva fare. Comunque, quindi questo progetto, vi dicevo, sulla poesia mi è sembrato convincente, volevo condividerlo con voi. Il discorso di far sì che l'alternanza scuola-lavoro, quando si potrà di nuovo fare, possa diventare un'occasione per i nostri ragazzi anche di riflessione sugli strumenti dell'oralità, sulla costruzione di un testo orale da presentare a qualcuno che non è il solito gruppo di amici, o anche a livello di scrittura, presentare una relazione sul lavoro fatto, eccetera. Anche questa può rivelarsi una occasione importante. Dicevo come ultima cosa, lavorare dal punto di vista linguistico anche con i videogiochi, le serie TV come narrazione. Non limitiamoci a raccontare noi le cose ai ragazzi, ma facciamocele raccontare e poi, per esempio, immaginiamo percorsi di principi di testualità su coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità, eccetera. Bene, visto che questo nostro processo di conoscenza e questa nostra riflessione sulla lingua è un long life learning, lo dicevo all'inizio, non dobbiamo tanto preoccuparci dei tempi e dei modi nei quali si realizzerà. Il fatto di aver parlato insieme di processi di acquisizione, di che cos'è un errore, quali sono le tipologie di errore, penso che possa aiutarci anche ad adoperare senza troppe remore alcuni degli strumenti più collaudati dell'autodidattica classica, quelli di Balboni per intenderci, che ha tra l'altro scritto nel 18 un bel libro, un bel saggio su educazione linguistica tra lingue classiche, lingua prima e lingua seconda, quindi percorsi di questo tipo penso che possano essere importanti. L'ultima citazione che ho messo di Émile Benveniste l'ho messa semplicemente per ricordare a tutti noi che
come dire, il processo di apprendimento è un processo di appropriazione progressiva di una lingua. Appropriarsi di una lingua significa far sì che la langue diventi parole e in questa maniera noi recuperiamo un ruolo attivo del nostro apprendente che è un vero elaboratore di informazioni linguistiche nei modi che abbiamo visto prima per necessità di tempo detti in modo un po' veloce, ma sui quali possiamo sicuramente riflettere. È necessaria una didattica dell'italiano che sia una didattica del movimento in che senso lo abbiamo appena visto, una didattica che faccia scoprire le cose in maniera attiva, che faccia riflettere sull'oggetto lingua in maniera attiva e attraverso questo processo di scoperta direi che siamo abbastanza sicuri che quello schema di Pineman giunga fino in fondo, cioè che le parole conosciute dai nostri apprendenti, dai nostri studenti non siano conosciute solo ai primi due livelli, ma diventino conosciute nei loro contesti d'uso e quindi in una plurivocità di contesti d'uso. E questo potrebbe significare per noi anche fare le verifiche un po' in un modo alternativo, perché se andiamo a verificare troppo presto, cosa verifichiamo? Verifichiamo i primi livelli della scala implicazionale di Pineman, non gli ultimi. Dobbiamo cercare di far sì che le esigenze di verifica della scuola lavorino in corrispondenza con le esigenze di verifica del processo di acquisizione e non di apprendimento. Quindi dovrebbe essere un doppio movimento di verifica e di valutazione. Ma ovviamente su questo il dibattito è aperto e sono giunta con qualche difficoltà all'ultima slide, difficoltà nel senso che mi dispiace comprimere argomenti che richiederebbero un pochino più di relax nella discussione, però l'ultima slide è soltanto offre qualche suggerimento di lettura di testi che ho citato qua e là, e poi in fondo non è l'ultima perché se abbiamo quell'attimo di tempo, cambiamo la presentazione e vediamo come fare per eventualmente organizzare un mini percorso breve di un'ora, un'ora e mezzo di riflessione sulla lingua con le modalità della glottodidattica. Ditemi voi se abbiamo il tempo oppure se volete dirmi qualcosa adesso e poi rimandiamo alla parte laboratoriale con la professoressa Mammana attraversa questa parte, ditemi voi. Io per il momento devo senz'altro ringraziarvi e concludere qui. E se abbiamo questi altri 2 minuti, guardiamo l'unità.